un'organizzazione, è una collaborazione tra la provincia e il comune di Luserna. E l'idea è nata perché, occupandomi di tematiche femminili, ho scoperto che in molte situazioni le donne non avevano il giusto riconoscimento per quello che hanno fatto. E quindi, tra i vari argomenti, è nato quello nel corso della storia che in tempi di guerra le donne, pur essendo la parte più energica e attiva, non se ne parla. Infatti sembra che la storia si occupa soprattutto di quello che è stato il lavoro e la vita al maschile. Quindi abbiamo pensato a questo progetto, la provincia l'ha cofinanziato, abbiamo visto che la comunità di Luserna, la nuova amministrazione, era molto attenta a questo tema e abbiamo appunto avviato questo progetto con anche la collaborazione dell'istituto e del centro di documentazione, con il dottor Baratter, l'assessore Luca Zotti e con il sindaco. Poi abbiamo coinvolto le associazioni presenti e abbiamo capito che è un tema molto importante e che lascia spazio a ulteriori approfondimenti. E quindi da questa iniziativa si pensava proprio di vedere la storia da un altro punto di vista, che è quello femminile. Luserna è proprio l'ambiente ideale perché il forte, la storia poi approfondita, abbiamo capito che le donne sono state determinanti, loro malgrado, perché le donne amano la pace come tutte le persone, loro malgrado hanno aiutato nella costruzione e anche addirittura dopo, quando è stato dismesso e l'Italia aveva bisogno di ferro, le donne hanno dimostrato di avere anche queste energia che solitamente è più maschile. Nella conferenza di oggi a Luserna abbiamo raccontato il ruolo delle donne soprattutto in funzione della costruzione del forte di Luserna all'inizio Novecento. Abbiamo raccontato alcune esperienze che giungono ancora oggi a noi di queste donne che con grande fatica, spesso dovendo sostenere anche delle famiglie, collaborarono alla costruzione di questo forte. Donne che poi furono impiegate dal 1914 al 1915 nei lavori anche di trinceramento, nei lavori di fortificazione sugli altopiani. Donne che poi spesso si trovarono ad andare in Boemia come profughe quando l'Italia dichiarò guerra all'Austria e il paese fu sfollato. Donne che poi rientrarono e con grande fatica aiutarono a ricostruire il paese in gran parte devastato dal conflitto. E donne ancora una volta che durante gli anni 30, in piena epoca fascista, collaborarono nella demolizione del forte di Luserna quando l'Italia aveva bisogno di ferro e col recupero del ferro si poteva anche in paese avere un'attività integrativa delle economie familiari. A Luserna, perché a Luserna c'è una storia bellissima di donne. Le donne qui hanno effettivamente avuto un ruolo da protagoniste. In tantissime altre realtà questo è successo, ma a Luserna secondo noi in modo del tutto particolare. Poi perché ci sembra che quando si parla di guerra, e si parla spesso di soldati, di eserciti, di vittime, di morti, si dimentica il ruolo dei civili. E si dimenticano soprattutto le donne, che sono quelle che restano a guidare una comunità, la portano avanti, sono il futuro, continuano nonostante tutto, hanno sulle spalle gli anziani e i figli, e questo succede ovunque in ogni tempo, succede in Palestina come succede nelle tragedie che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, pensiamo all'Africa, è succeduto anche nelle nostre valli, nella nostra terra e in particolar modo in questo altopiano. Quando credi d'essere sola, sono bello in mezzo al mare. Quando Naturalmente per poter ricordare il passato c'è sempre bisogno di qualcuno che lo tramandi.
Andrea Nicolussi Golo ha questo particolare merito di aver riscoperto alcuni volti femminili e di aver lavorato anche con la narrativa e con la fantasia, ma soprattutto di aver aiutato la tradizione, nel senso bello del termine. Tradizione viene dal latino tradere, che vuol dire trasmettere, e trasmettere il passato è un compito di tutti. Quindi questo scrittore ci è stato utilissimo e tra l'altro ha regalato a questa collana un inedito molto bello. Poi abbiamo pensato di fare una storia breve del forte, in modo tale che chiunque arriva a Luserna possa in poche righe e con un linguaggio molto divulgativo capire cosa è successo. E qui sono successe delle cose importanti. C'è stata una battaglia, una tra le più cruente nel 1915, e poi soprattutto le donne che avevano costruito insieme agli uomini naturalmente, ma che erano state impiegate come manovali e che erano state impiegate per costruire il forte, qui le donne lo hanno poi anche smontato come recuperanti quando si è trattato di recuperare il ferro per finanziare la battaglia, la campagna d'Africa di Mussolini. Quindi torno tutto sommato alla prima domanda. Qui a Luserna c'è una particolare storia, ci sono volti di donne misteriosi e pieni di personalità che vanno valorizzate. Ci piacerebbe immaginare che questo possa avvenire anche in altre località del Trentino. La guerra purtroppo ha toccato tanti posti e ovunque, ne siamo certe, non siamo noi a dirlo, ma questa è la realtà, ovunque le donne hanno dato il loro contributo da civili e anche da combattenti a volte. C'è bisogno che gli storici, e Lorenzo Baratter ha svolto una ricerca straordinaria in questo senso, c'è bisogno proprio che gli storici rivolgano il loro sguardo anche ai civili. Questo può servire per ricordarci che ogni guerra è una storia di sofferenza, e questa manifestazione per noi ha anche un significato in più. Per noi è l'occasione per dire no a qualsiasi guerra, comunque e sempre. Parole nascoste non escono mai. No, il tempo non torna più. L'amministrazione comunale di Luserna ha accolto con grande piacere l'invito a poter collaborare all'organizzazione di questa manifestazione. La manifestazione che ci ha permesso di affacciarci con occhi diversi a questa finestra storica molto tragica della Prima Guerra Mondiale. Con occhi diversi, appunto, con gli occhi delle donne, dei bambini, degli anziani, vittime inermi di questo conflitto. Speriamo in futuro di poter avere ancora la possibilità di organizzare manifestazioni di questo tipo all'interno della nostra comunità. Questo perché gli altopiani sono ricchi di spunti di riflessione sul nostro passato. Gli altopiani sono stati un tempo luogo di scontro, oggi invece sono luogo di incontro. Sono stati teatro di guerra, oggi vogliono essere testimoni di pace. Questa è proprio la ragione per cui sono venuta oggi, la curiosità di scoprire che cosa si voleva trasmettere in un'occasione come questa sulle donne e sul forte di Luserna, ma soprattutto sul ruolo delle donne nel periodo della Prima Guerra Mondiale o anche prima della Guerra Mondiale. Spesso sappiamo che le donne hanno sopportato con molta forza tante privazioni, tante angherie, tante situazioni di bisogno, hanno sostenuto le proprie famiglie con il loro lavoro domestico e anche fuori dalle mura domestiche, ma non sono state sufficientemente valorizzate per questo. Mi ha fatto molto piacere vedere che le donne di montagna, come sempre, si sono contraddistinte per un grande impegno, per avere contribuito appunto con il loro lavoro al progredire delle loro comunità e anche al sostegno nel tempo delle loro comunità. Mi è piaciuto molto anche soprattutto il finale del sindaco quando ha ricordato questo ruolo delle donne di Luserna. Penso che la forza di una comunità stia proprio nella forza delle donne, e mi auguro che le donne di Luserna riusciranno nel tempo a mantenere questa caratteristica
magari anche con l'aiuto di tante altre donne al di fuori della comunità trentina, ma anche più in generale di tutte quelle che avranno l'occasione e il privilegio di conoscerle. Un'altra bella giornata per Luserna, Luserne, un convegno sulle donne, le donne al forte, il coraggio delle donne. Bene, un inno alle donne, la montagna ha bisogno delle donne, abbiamo iniziato col convegno in sala consiliare, siamo andati avanti con i racconti di Nicolò Sigolo Mu alla Haus von Bruck. Per le donne la montagna, alle donne la montagna deve molto. Una comunità come Luserna vive, sopravvive e si sviluppa grazie all'attaccamento che le donne in primis hanno per questa terra, per questa comunità, per queste tradizioni. Per l'amministrazione comunale l'aspetto culturale è fondamentale, l'aspetto soprattutto linguistico rende Luserna un comune di montagna diverso dagli altri, più particolare e più interessante. Il comune è quindi impegnato anche su questo fronte, ma non basta, il comune deve affrontare molte problematiche per rendere la montagna vivibile, rendere la montagna un posto anche oggi nel 2010 possibile per le famiglie, per le donne, per i bambini. Ecco, andiamo avanti così, cerchiamo di fare di Luserna un paese che possa offrire un turismo culturale, un turismo più interessante e anche all'avanguardia. Io quindi esprimo tutta la mia soddisfazione da parte agli organizzatori, all'intuizione di Corona Perer e di Maria Rosaria D'Agostino. Abbiamo avuto la visita anche dell'onorevole Froner, non possiamo che essere soddisfatti e contenti di questa giornata che adesso si concluderà con il coro e le canzoni delle ragazze di Pomagolo.